Un saluto da Dottor Palmas. Oggi ti mostro un caso spettacolare di riabilitazione di una paziente che aveva perduto completamente i denti nella parte superiore e l'osso. Un caso molto complesso per i motivi che oggi ti spiego. Era un viso molto piccolo, gli interventi non sono tutti uguali e gli interventi sono calibrati anche sulla dimensione delle mascelle della paziente. Questa era una paziente che portava una protesi mobile, una dentiera nella parte superiore e aveva perduto gran parte dei denti inferiori. In questo caso non c'era più osso nella mascella superiore e quello residuo era sottilissimo. Oltre ad essere un viso molto piccolo, come vedi, l'osso era molto sottile, non ce n'era più. È stato un caso complesso dal punto di vista chirurgico. Qua vedi già il risultato che abbiamo ottenuto dopo la prima tappa chirurgica nelle sue proiezioni sul lato destro e sinistro e questa è la visione a zoom del sorriso. Quello che abbiamo eseguito è stata una tecnica su quattro impianti dentali nella parte inferiore, era veramente poco l'osso a disposizione. Nella parte superiore abbiamo proceduto a posizionare due impianti speciali zigomatici che si usano in condizioni di assenza completa di osso crestale, degli impianti nella parte anteriore e due impianti speciali pterigoidei che reggevano l'arcata nelle zone posteriori. Questo ci ha permesso di rimettere i denti in maniera definitiva sopra a una situazione complessa come questa in cui non c'era più osso e quello che era rimasto era veramente sottile. Qua sulla destra vedi lo schema di come sono stati posizionati gli impianti zigomatici, nelle zone posteriori si vedono anche gli impianti pterigoidei. In questo caso abbiamo anche messo a supporto nella parte anteriore un impianto convenzionale. Inferiormente abbiamo risolto il caso con la tecnica su quattro impianti dentali. Questo è il risultato finale, dei denti morbidi, bianchissimi, un sorriso ringiovanito e queste sono le protesi che abbiamo posizionato simulando tutto l'osso e tutta la gengiva che era andata perduta proprio per andare a posizionare così i denti là dove dovrebbero essere, ovvero tra il labbro superiore e inferiore. Questo è il risultato ottenuto visto da vicino, questo è visto lateralmente, un labbro superiore finalmente sostenuto e questo è il risultato prima e dopo. Nota come sia molto meno anziano il viso. Quello che comporta non avere più i denti nella bocca. Parliamo di una paziente che parrebbe avere almeno 15-20 anni di meno rispetto al viso che vedi sulla sinistra. Questo era un caso molto complesso che è arrivato alla nostra attenzione dopo che aveva già visto altri dentisti e che molti avevano detto non si sarebbe potuto far nulla. Un saluto.